Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il bendaggio militare sottovuoto da 4 pollici israeliano. Let's go! Bene, come detto oggi andiamo a parlare di bendaggi d'emergenza. In questo caso abbiamo qui un bendaggio d'emergenza militare, quindi pensato per l'esercito, israeliano, sottovuoto, che significa che all'interno di questa bellissima bustina grigia c'è solamente la benda e niente aria. Il pacchetto dice ovviamente bendaggio d'emergenza, con cui sottoscritto anche la dimensione, che in questo caso sono 4 inches, quindi 4 pollici, che tradotto in centimetri sono... questo. Sul retro invece troviamo le istruzioni per l'utilizzo. Qui apro una parentesi: quando è che potreste andare o avere bisogno di questo specifico bendaggio? Beh, in tutte le situazioni nel quale si ha una ferita aperta dalla quale esce più o meno sangue, e la vostra esigenza è ovviamente fermare questa emorragia e, al posto di, come vi viene insegnato spesso nei corsi di emergenza, tamponare la ferita, normalmente ci si mette un panno, un qualcosa che possa bloccare il sangue che esce, e poi applicare una pressione con la mano, potrete utilizzare direttamente questo piccolo oggettino, e che quindi è perfetto per essere messo in un kit di pronto soccorso. Ovviamente nella realtà questo genere di kit viene utilizzato ed è stato utilizzato in vari campi di battaglia per trattare ferite da proiettile, quindi traumi al corpo, in diversi punti. Infatti è applicabile in varie parti del corpo per trattare diverse ferite, non solo sul braccio come indicato su scatola, ma anche su ferite ben più complicate come possono essere il collo, le braccia, gli arti, l'inguine, l'addome, eccetera eccetera eccetera. Ad oggi questa benda è l'unica vera soluzione sostitutiva, come vi ho detto, alla compressione manuale diretta, in quanto integra al suo interno anche determinati perk, per così chiamare, caratteristiche che permettono di trattare una ferita in maniera molto più curata e precisa. Infatti è per esempio possibile trattare un'emorragia in modo molto più efficace, rispettando anche i tradizionali bendaggi e medicazioni che si usano in ambito extra ospedaliero. Ovviamente vista così non rende l'idea, quindi direi che possiamo passare a vedere com'è fatta all'interno. Ecco, questo è quello che troverete all'interno della busta. Come potete vedere le dimensioni sono estremamente diverse, per questo anche averla sottovuoto è molto più comodo, occupa nettamente meno spazio. Come potete vedere è estremamente lunga, va avanti ancora un po'. Questa parte ovviamente si applica sulla ferita, che la tamponerà quindi. Qui troverete il laccio per bloccare poi tutti questi metri di benda, vi farò vedere a breve come funziona. E alla parte finale avrete questo pratico pezzettino di plastica, questa sbarretta di plastica, che vi permetterà, una volta finita la fasciatura, di bloccarla in modo tale che lei non vada in giro. Passiamo adesso a vedere come si può applicare questa fasciatura su un braccio. Bene, facciamo dunque finta che sul braccio del nostro amico qui ci sia una grossa ferita e lui stia perdendo molto sangue. Noi prenderemo la nostra benda, appoggeremo questa parte qui, dove potete vedere che è imbottita, sulla ferita, faremo un mezzo giro intorno, arrivati qui la incastreremo in quest'anello, daremo una piccola tirata senza spostare troppo la benda e poi invertiremo il giro in questa maniera. Andremo a stringere ora un numero di volte, tenendo sempre tirato, attenti che non si pieghi in modo tale che poi dopo non ci vengano delle piaghe brutte. Continuate, il consiglio è di coprire tutto, quindi di non continuare su una linea unica ma di coprire tutto il braccio, quindi potete anche spostarvi da una parte o nell'altra. Vi consiglio di utilizzare un soggetto la cui pelle non è come questa, perché scivola incredibilmente, cosa che non succederebbe mai con la pelle di una persona normale. Arrivati a questo punto, quindi con la fascetta di retenzione alla fine, potete fare due cose: o andarla a fissare semplicemente in questo modo, attaccandola alle parti della benda che rimangono fuori, in modo tale che questa rimanga fissa, oppure nel caso che la ferita sia effettivamente molto più profonda e abbiate bisogno di stringere relativamente di più, andrete a fare la seguente cosa: prenderete la benda sotto a quella che avete in mano, passerete di sotto con i dentini rivolti verso il basso il pezzettino di plastica a fine benda. Arrivati a questo punto metterete questo pratico anellino lì e andrete a stringere in questa maniera. Le bende, essendo elastiche, si andranno a incastrare e a fissare. Una volta che avrete finito di stringere, nello stesso modo che vi ho fatto vedere prima, andrete a bloccare la cosa. In questo modo ovviamente le bende elastiche, per trazione
qui sopra si andranno a stringere tutte e ovviamente ci sarà una maggior pressione applicata. Questa fasciatura ha sicuramente innumerevoli vantaggi integrati, tra cui sicuramente l'innovativa barra di pressione integrata che permette di applicare una pressione fino a 13 kg sulla ferita, sostituendosi quindi alla pressione manuale ovviamente. La barra di chiusura invece stop and go, posta sull'estremità della benda, può essere invece utilizzata per esercitare una pressione aggiuntiva, oltre a quella, come vi ho detto, della barra di pressione, sulla ferita sempre. Inoltre, nel caso che la fasciatura sia estremamente stretta, si dovrà andare ad allentarla per permettere a un po' di sangue di entrare per evitare la cancrena, e questo permette di farlo senza ovviamente dover slegare l'intera fasciatura. Inoltre, l'altro grosso vantaggio di questa piccola asola qui è che si può, in casi estremi, auto-applicare sul soggetto, permettendo quindi a una persona, non semplicemente dirò, di applicarsela da solo nel punto in cui si è ferito. Come detto, la benda viene confezionata in un packing a doppio sottovuoto, questo è per garantire l'integrità e anche e soprattutto la sterilità della benda, mentre le tacche di strappo presenti nella parte superiore ma anche inferiore della benda permettono un'apertura semplice e intuitiva. Faccio un piccolo disclaimer: tutte le informazioni fornitevi nel video sono opinioni personali, quindi non sono pareri medici né di qualcuno che ha seguito un pronto di primo soccorso. Ma sono frutto di informazioni reperite e di conoscenza comune che però non hanno valore medico. Chiaro invece che questa benda utilizzata sia dall'esercito che nei kit di pronto soccorso e dai paramedici può essere utilizzata ovviamente per fornire primo soccorso a qualcuno che ha bisogno di aiuto. Questa benda trova quindi il suo posto all'interno di quello che può essere un kit di primo soccorso, un kit di pronto soccorso da portarsi in giro, nell'armadietto dei medicinali di casa, oppure nel caso vogliate andare a fare un'escursione, per stare sicuri potete metterla all'interno dello zaino, in quanto occupa veramente pochissimo spazio, e andarla a unire quindi a un kit di pronto soccorso da portarsi in giro. Questo è indicativamente tutto quello che voglio dirvi su questa fascia. Se siete interessati a vederla, comprarla, leccarla, quello che preferite, venite a trovarci in negozio, che a noi fa piacere. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Let's go! Farla incastrare con tutti. Informazioni generale che mi sono state fornite. Premo. Ops, si incastra. Dio. Oh, oh.